Ma come fa l'Upson? Prima pubblichi un video in cui scrivi nel titolo PS5 mi fa schifo, titolo che tra l'altro in molti non hanno capito, e poi fai un video, scusate, mi ero dimenticato che devo parlare da ritardato, in cui dici che ti piace PS5, ma sei un incoerente. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui vi devo confessare una cosa. Ci ho ripensato, PS5 mi piace e anche parecchio, ci sono un sacco di pregi che per me sono importanti, potrebbero non essere importanti per altri, ma per me lo sono davvero tanto, quindi questo video parlerà di quelli che secondo me sono i pregi migliori di PS5 per quanto riguarda il mio utilizzo e il mio punto di vista. Iniziamo! Prima cosa molto importante per quanto mi riguarda, anche se è abbastanza secondaria nelle cose che acquisto, anche perché l'ho pagata di più avendola comprata ovviamente da un privato, il prezzo secondo me è molto importante soprattutto per una console, ed è un pregio il fatto che costi davvero relativamente poco. Molti pensano, ma cavolo, 500 euro per una console o 400 euro per una console sono davvero tanti, ma io sto a ripetere sempre, cavolo, la PS5 normale costa 499 euro, ok? La PlayStation 5 Digital Edition costa 399 euro. Ora, abbi pazienza, ma una roba del genere con quell'hardware su 399 euro, come ce la metti in altro modo? Cioè, davvero, io non so cosa pretende la gente, non so se pretende che le console inizino a costare 100-200 euro, ma cavolo, è una PS5 comunque, ti fa girare i giochi nuovi, anche quelli vecchi, ovviamente, in 4K, quindi capisci che non può costare due spicci. Per quanto mi riguarda, quindi, il prezzo è davvero un grosso punto a favore, anche perché vi ricordo che le console vecchie, prendiamo ad esempio la PS3, costavano molto di più al lancio, quindi i prezzi si stanno riducendo parecchio, e il fatto che vogliono guadagnare sul digitale è una vittoria per loro e anche per noi, perché le console si riducono un sacco di prezzo e hanno un hardware di tutto rispetto per il prezzo che costano. L'hardware però è anche un difetto, attenzione PC Fag, non sto dicendo che l'hardware sia mastodontico, che ci sia chissà quale hardware sotto, per carità, però per il prezzo che costa secondo me è un ottimo hardware. Anche perché se andiamo a vedere un PC, boh, trovalo un PC a 400 euro con lo stesso hardware, nuovo. Non andiamo sull'usato, perché sull'usato ovviamente poi se ne trova tanto di hardware. Sì, ora ci saranno tutti quelli che mi daranno dell'ignorante, piccola parentesi, mi è capitato uno che parlasse di un PC da gaming fatto con 400 euro, poi mi ha detto non ha la scheda video. Ma allora non è un PC da gaming se non ha la scheda video? Anche la mia macchina può diventare una macchina da corsa, ma è un'utilitaria, quindi non è una macchina da corsa. Se ci metto un motore potente diventa una macchina da corsa, ma un PC senza scheda video, per quanto mi riguarda, non è un PC da gaming. Chiusa parentesi. Dimensioni, le dimensioni per me sono molto importanti. Sono molto importanti in questo senso, non per la grandezza di per sé, perché è imponente, basta guardarla, è allineata con me, con la distanza della fotocamera, ed è veramente imponente, alta quasi quanto il mio PC, basta vedere questo. Però secondo me sono importanti le dimensioni per il semplice fatto che ovviamente ci sono una serie di pregi collegati al fatto di fare una console molto più grande. Il primo pregio è che sia meglio ventilata all'interno, quindi il raffreddamento. Il secondo pregio è che puoi farci stare un hardware molto più potente con un prezzo molto minore, ed è anche molto più facile farcelo stare. Il terzo pregio è proprio questo, il fatto che sia molto più facile farcelo stare qui dentro, e quindi devo dire che hanno fatto veramente un ottimo lavoro. È bella, poi a me piace veramente un sacco la PS5, molto più dell'Xbox, non fate console war nei commenti, è un mio gusto personale, chiusa parentesi, e devo dire che veramente le dimensioni non mi hanno dato assolutamente fastidio, anzi. Di nuovo. Ci sarà da fare infatti anche un discorso a parte, ma prima voglio parlarvi di un altro pregio collegato direttamente alle dimensioni. Una delle cose più importanti per quanto mi riguarda è la silenziosità. La PS4 Fat era rumorosa, la PS4 Pro, mamma mia, poi non parliamo della PS4 Pro su Warzone, eccovi un esempio. PS5 invece non la senti, è allucinante la silenziosità di questa PlayStation. Io la tenevo di solito sempre col PC acceso, con tutto il resto acceso, quindi c'era abbastanza casino in sottofondo. Un giorno ho detto, senti, accendiamo solo questa e sentiamo quanto è rumorosa, e il risultato è impressionante.
Voglio anche aggiungermi a tutta la serie di persone che stanno dicendo la Digital Edition è meglio. Quindi un altro pregio è l'assenza del masterizzatore nella Digital Edition. Perché? Perché il masterizzatore è rumoroso. È la cosa più rumorosa della PlayStation. C'è un mio amico che ha la versione col masterizzatore, col lettore comunque, di Blu-ray e si lamenta continuamente del fatto che sia rumorosa. La mia... Niente, non la senti. Non ti ricordi neanche che sia accesa se non vai a vedere la luce. Veramente è allucinante quanto sia silenziosa. E secondo me andrebbe seguita in futuro questa linea di pensiero, ossia il togliere il masterizzatore o comunque il lettore di Blu-ray, perché è rumoroso, è una tecnologia vecchia, non c'è niente da fare. Per quanto mi riguarda, andrebbero completamente eliminati i Blu-ray perché sono rumorosi, non c'è niente da fare, tenerli è rumoroso. Quindi, da opinione di persona che non ha tanti giochi per PlayStation, vi posso dire che per me assolutamente vince la Digital Edition. Poi, logicamente, se avete un centinaio di giochi in copia fisica, beh, lì è un po' difficile, soprattutto se magari volete vendere la PS4 per prendere la PS5, o se volete vedere questi giochi con una fluidità maggiore, o in 4K se abilitano l'opzione, se ovviamente la software house che produce il gioco sceglie di rendere disponibile il gioco in 4K per PlayStation 5. Però c'è da dire un'altra cosa, e qui si passa a un altro pregio. Col solo acquisto di una PlayStation 5 e un abbonamento del PlayStation Plus anche da 14 giorni, che poi solo, vabbè, comunque è una spesa non indifferente, ma banalmente con l'acquisto di questa cosa e un abbonamento potete avere una serie allucinante di giochi. Quindi magari se tanti li avevate in copia fisica, adesso li potete comunque avere in copia digitale scaricandoli gratuitamente. Poi c'è tutta la serie di problemi relativi alla velocità della connessione, a molti che hanno ancora una connessione lenta, ma di questo non ne voglio parlare. Queste sono tutte considerazioni che logicamente dovete fare voi. Comunque, con l'acquisto della PlayStation 5 vi vengono regalati per esempio Detroit Become Human, God of War, The Last of Us, insomma un sacco di roba bella per PlayStation che voi potete giocare completamente gratuitamente senza fare assolutamente nulla. Quindi altro pregio, non tanto per me perché questi giochi li ho già visti comunque o da amici o su YouTube in generale, non sono un grande videogiocatore, credo si sia capito, però comunque sicuramente per tanti altri è un grosso punto a favore. Ultima cosa che si ricollega anche alle dimensioni è la dissipazione del calore. Ancora ovviamente non c'è stata l'estate, è uscita prima dell'estate, vabbè, logicamente. Però dovete sapere una cosa molto particolare: in casa mia è sempre estate. Tengo una temperatura al limite della legalità all'interno di casa mia. Sto sempre in maniche corte, quindi fa parecchio caldo. Quindi, ripeto, è sempre estate questa. Anche con la temperatura altissima che tengo io in casa, si sentono quasi 30 gradi, devo dire che comunque si è comportata molto bene, non ha dato problemi di surriscaldamento e quindi promossa anche sotto questo punto di vista. Ora, andando a ricollegare insieme tutti i pregi di cui vi ho parlato, quindi dissipazione del calore, dimensioni, prezzo, vi voglio dire che tutti questi fattori sono veramente strettamente collegati tra loro, perché ovviamente se tu aumenti le dimensioni puoi diminuire il prezzo, come ho detto prima, l'ho già spiegato, insomma. E ciò che è bello in questo periodo è che il pubblico si sta rendendo conto effettivamente che più piccolo non significa meglio. Non è meglio che una console del genere sia più piccola, perché si è sempre parlato di portabilità delle console, che il classico vuoi, ma non sono più portatili come una volta, è vero. Tu la prendi, la stacchi, la porti dove cazzo ti pare, l'attacchi, ci giochi offline, non online, perché non puoi giocarci ovunque online, non tutti hanno una connessione che permette di giocare credevolmente online, e di certo non ti puoi mettere in qualsiasi posto con l'hotspot del telefono a giocare online, considerando anche tutte le limitazioni, tutte le chiusure che ci sono soprattutto in un hotspot. Detto questo, però, è comunque rimasta parecchio portatile, perché tu la prendi, la metti in macchina, la metti in zaino, ci sta in zaino comunque, è bella grossa ma ci sta in zaino, e te la porti da un amico. Ci riesci a giocare, richiede un po' di preparazione perché sai che il tuo amico deve avere la connessione buona, bla bla, però ci puoi giocare anche online. E questo non causa nessun problema per quanto mi riguarda, per quanto riguarda soprattutto la portabilità. Ripeto, questa non è comunque una console portatile, non stiamo parlando di una Switch, di una Nintendo Switch, stiamo parlando di una PlayStation. Ed è veramente bello per quanto mi riguarda, soprattutto per uno che ha sempre usato anche i PC e ha avuto PC di dimensioni comunque non indifferenti, vedere che la gente sta capendo
che queste dimensioni vanno bene. È giusto che una console sia di queste dimensioni, perché purtroppo adesso ci sono ancora dei limiti fisici che non permettono di dissipare bene il calore, di farci stare una determinata tecnologia in uno spazio molto piccolo. Ovviamente tu potresti farla una console così, per carità, sicuramente riuscirebbero a fare una console così potente con queste dimensioni, ma intanto ti costerebbe una cifra esorbitante, primo; secondo, genererebbe un sacco di calore; terzo, ripeto, ancora non abbiamo delle tecnologie per farlo perfettamente, per fare una cosa che comunque duri nel tempo con queste dimensioni. Bene, questo era ciò che pensavo dopo aver utilizzato PlayStation 5 per un bel po'. Questi sono i punti a favore che personalmente apprezzo di più. Sicuramente ce ne saranno tanti altri, sicuramente per voi saranno poco importanti, i punti a favore che ho elencato saranno importanti magari altri, me lo direte qui sotto nei commenti, però questi erano i miei punti a favore preferiti. Vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima.